a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giovanni Cresce e oggi siamo in un vlog un po' particolare. Infatti oggi siamo nel vlog, diciamo, dell'ultimo dell'anno. Sì, questo qua sarà l'ultimo video che registrerò nel 2016. Comunque oggi appunto siamo qua in questo nuovo video. Mi sono svegliato tipo da 5 minuti, anche se non è normale perché è 1:22. Comunque mi sono svegliato tipo da 5 minuti, io devo andare a mangiare. E poi ho fatto un sogno stranissimo. Stanotte ho sognato robot, ho sognato cose strane, la Silvia lo sa perché gliel'ho raccontato. Comunque ho sognato tipo che c'era un'invasione di robot vicino a scuola mia, vabbè, lasciamo perdere. Comunque ragazzi, già che ci sono vi faccio vedere anche quello che sto facendo, ossia di là, aiuto, di là, cioè qui, qui sto caricando il video della Whisper Challenge con la Bianca e la Silvia, che sicuramente avrete già visto, almeno spero. Ma che capelli belli ho, cioè ho dei capelli fantastici. Vabbè, mi sono appena svegliato e sfido chiunque ad avere dei capelli belli. Quindi sì, sto caricando il video, adesso devo aprire le finestre perché veramente è un casino. Ok, apriamo la finestra molto natalizia. Vai, apriamo la finestra. Ah, bella giornata, almeno quello, oggi almeno è una bella giornata. Ma comunque ho fatto la grandissima cagata di mandare gli auguri a tante persone insieme e mi stanno rispondendo tutte, è un casino, tipo mi staranno rispondendo 400 persone, però ok. Comunque questo qua è appunto lo stato del caricamento del video, non so se si vede, comunque è al 3%, non si caricherà mai. Comunque sto caricando il video appunto. E niente, ci rivediamo dopo con un'altra parte del vlog, sempre se non mi scordo, perché è possibile anche che io me lo scordi, eh. Ricordatevelo bene perché non sono ancora tattico a fare i vlog, comunque, ok, via, a dopo. No ragazzi, non ce la possiamo fare, non potete capire, sono al 6% e nel frattempo sono andato a mangiare e tutto, cioè non è possibile. Avrò impiegato mezz'ora, sono stato a guardare i Dragon Ball alla TV che hanno fatto adesso. Hanno fatto la versione Dragon Ball Super e quindi tipo dopo aver visto GT, Z e tutte le serie dei Dragon Ball esistenti nella Terra ho detto guardiamola. L'unico problema è che mi sembra un attimino un po' una cacca questa serie, cioè non è che è un po' una cacata, però non so se non mi ricordavo più com'erano i Dragon Ball. Oggi hanno fatto l'episodio di Goku che diventa Super Saiyan God e sono stati 20 minuti di episodio a far vedere le trasformazioni di Goku Super Saiyan God, quindi sì, sono un attimino un po' lenti. Ho capito che vogliono magari rimandare al prossimo episodio le cose importanti, però cioè dai. Cioè, tempo è tempo, cioè, non è che posso vedere un lavoro a episodio, cioè, durano 20 minuti, non 2, Adesso cerco di caricare il video e basta, non so poi cosa potrò fare, ciao! Ah, e poi ragazzi, comunque, se vedete la qualità dei miei video variare a caso completamente senza una logica ben prestabilita, è semplicemente perché sto facendo delle prove. Ossia, sì, sto facendo delle prove di registrazione perché adesso non sto registrando con la mia action cam, cioè la Helicam Explorer 4K, che anche se secondo me fa dei video molto belli, non posso utilizzarla perché il microfono sapete che è quello che è, se avrete visto il video che ho fatto precedentemente, ossia Luca Comics and Games, ve lo lascio qui. Comunque, se avete visto quel video, saprete che l'audio della videocamera fa un attimino schifo, quindi finché non trovo una soluzione per come fare, utilizzerò l'iPod Touch per registrare. Questa qua è la telecamera interna, invece nelle riprese che avete visto prima, stavo utilizzando quella esterna. Comunque, secondo me, penso che continuerò a utilizzare quella interna perché primo posso rivedere quello che inquadro e secondo la qualità non varia tantissimo, quindi penso che utilizzerò questa qua frontale. E niente, una volta detto questo ci riaggiorniamo dopo. Ciao! Ok ragazzi, c'è stato un salto temporale enorme per tutto, tranne che per i miei capelli che fanno ancora schifo come questa mattina, perché non me li sono ancora pettinati perché non c'ho voglia principalmente. Comunque il video mi sta dando più problemi del previsto, come al solito ti pare che vada tutto liscio quello che mi stavo progettando, quindi tipo ho dovuto rifare tutto il caricamento da capo, adesso non so come, aspettate ve lo faccio vedere. Ho dovuto rifare tutto il caricamento da capo perché YouTube mi si era bloccato al 20%, non mi andava avanti più del
20%. Ho provato a rifare il video, invece che in 1080p in 720p l'ho provato a rirenderizzare. Spero un attimino di poterlo caricare. Prima mi si è bloccato al 20%, adesso ho visto che questo qua sta andando, è tipo ancora l'8-9%, lo lascio tutta la sera a caricare, sperando che non succedano altri fatti strani, altri casini. Comunque adesso vi faccio vedere più o meno lo stadio del caricamento, come procede. È al 7%, era al 20%, comunque sì, il video è questo qua. Prima avevo fatto tutte descrizioni e tutto. L'unico problema è che non ho voglia tutte le volte di rifare le solite descrizioni, il solito tutto, quindi è la quarta volta che provo a ricaricare quel video e se non riesco a caricarlo mi rompo le palle, da tipo stamattina che sono dietro a caricare questo video, quindi potrei un attimino arrabbiarmi se non riesco a caricarlo. Quindi quando è pubblicato adesso lo metto privato, lo lascio caricare mentre adesso vado a mangiare dalla mia vicina, passare il capodanno dalla mia vicina, e stasera vedrò un attimino come fare, come riuscire a caricare questo benedetto video. Che poi la cosa bella è che ho aspettato tipo un mucchio per avere un computer decente con cui poter fare i video, adesso che ho il computer non ho la connessione per poter caricare i video. Fantastico, ho una connessione che fa schifo, caricherà tipo 400k, no, scarica 400k, carica molto meno rispetto a 400k, quindi veramente è una cosa allucinante. Per caricare un giga e mezzo ci sarebbe voluto tipo 10 ore, e poi era arrivato al 20% da stamattina alle più o meno stamattina, sto primo pomeriggio a luna, quindi da luna alle 8:30 praticamente era al 20%, quindi odio, veramente odio. Vabbè, comunque ci sentiamo dopo, ciao. Praticamente la situazione è che io mi devo cambiare ancora, sono le 8:36, dobbiamo essere dalla mia vicina alle 9, quindi fantastico. Che poi comunque, ora che ci penso, non vi ho ancora detto perché ho voluto registrare questo vlog dell'ultimo dell'anno, boh, non lo so nemmeno io. Comunque mi devo ancora sbrigare perché sono ancora in ritardo, volevo dirvi soltanto questa cosa e non avevo voglia di aspettare. Comunque sì, non so nemmeno io perché sto registrando questo vlog, non so nemmeno io perché siamo in ritardo e non so perché nemmeno io perché dobbiamo andare a cena alle 9 di sera. Ci rivediamo definitivamente fra un pochino. Ciao. Tanto mi arrivano anche le notifiche. Vabbè, ciao. Ok ragazzi, praticamente sono pronto con la scusa di dover venire su a prendere il telefono, l'ho messo su, quindi posso farvi vedere un attimino anche il mio outfit. L'ho messo così oggi, ossia con una camicia a quadrettoni che mi piace tantissimo, rossa, che si abbina anche con l'orologio. Poi dei normalissimi jeans e delle scarpe, diciamo scarponi tipo, non so come farvi vedere, aspettate un attimo che rimedio. E dei comunissimi scarponi che però sono tanto comodi e tanto carini, mi piacciono parecchio. Qua il video sta ancora caricando, è all'11%, fantastico. Quindi niente, mi stanno chiamando, il telefono l'ho preso e ci sentiamo dopo. Ciao! Fill me out with a flame, I will let you win this game. Ragazzi, dopo aver visto questi magnifici stuzzichini, vi lascio con la mia bella faccia che, se avevate un attimino di acquolina in bocca, adesso state tranquilli che non ce l'avrete più, e se non andrete a vomitare è già tanto. Naturalmente non poteva mancare il cotechino con le lenticchie. E infine, per concludere in bellezza il 2017, ecco un bellissimo e buonissimo dolce ai frutti di bosco. Dopo abbiamo guardato il countdown alla TV, come scommetto la maggior parte di voi, perché cioè è una tradizione guardare il countdown alla TV, e finalmente è arrivato il 2017. Buon anno a tutti! Aiuto! Va contro la casa! Ok ragazzi,
ragazzi, sono le 2:53 all'incirca, non so come farvi vedere comunque sì. Sono le 2:53, sono appena tornato a casa e ho scoperto una cosa molto fica. Ossia che il caricamento del video è rimasto all'11%. E non so per quale motivo, si vede che è andata via la connessione comunque all'11%. Quindi per il 31 niente video, mi dispiace. Quindi mi dispiace, volevo farvi uscire un video l'ultimo dell'anno domani mattina, cioè oggi. Questa mattina, non lo so perché in teoria essendo le 3 quasi. Questa mattina proverò a ricaricarlo, anche se sarà pomeriggio perché mi sveglio sempre a luna, però vabbè. Comunque se mi vedete più sfatto rispetto a quando sono partito è perché sono più sfatto rispetto a quanto sono partito. Ho tipo i capelli tutti a puttane in maniera allucinante, però ok, peggio di quando sono partito. Mi scuso tantissimo se non ho ripreso la parte dove guardavamo la TV e facevamo 3, 2, 1, yeah, anno nuovo. Ma dovete capirmi, non sono ancora esperta a fare i vlog. Mi sta anche seccando un braccio, quindi adesso farò i vlog così, reggendomi il braccio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse stato così vi invito a mettere un bel mi piace. Se vi è piaciuto e ne volete altri di questo tipo, fatemelo sapere con un commentino. Quindi questo era come ho passato il mio capodanno, anche se in questo video ci sono state ben poche cose. La vera vicenda è stata molto più lunga. Infatti appunto siamo stati dalle 9 fino alle 3, quindi dovete un attimino capirmi, nel senso sono un attimino anche più stanco così. Non so come chiudere questo video. Già, non so come chiudere un vlog. Trovato. Bella ragazzi.